era allora Giuseppe Giusti? Questo poeta straordinario che potremmo affermare pochi ricordano. Invece, nel tempo che fu suo, Giusti è stato un poeta conosciutissimo, ammiratissimo, paragonabile per fama a Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni. Paura. Popoli, respirate e gli eroi macellari cedano alle stoccate degli eroi milionari. La spada è un'arma stanca. Scanna meglio la banca. Anche la guerra, ci dice Giuseppe Giusti, è un fatto di soldi. È un fatto meramente economico. Si grida, secondo Giusti, pace, si grida guerra solo per guadagnare denaro. E se la prende, l'avete sentito, con i banchieri, i mercanti che gestiscono le questioni finanziarie dei paesi, che appunto cercano la pace o cercano la guerra a secondo del loro tornaconto. Strumento di conquista fu già la guerra. Adesso è affar da computista. Vedete che progresso? Pace a tutta la terra. A chi non compra, guerra. Giusti usa la bella lingua toscana. La lingua però non dell'Accademia della Crusca, di cui lui fa parte, quindi il bel toscano, ma il toscano popolare, la lingua popolare, quella lingua colloquiale che tanto tanto piaceva a Alessandro Manzoni. Una brevissima poesia che è un capolavoro, che si intitola Gli eroi da poltrona. Eroi, eroi, che fate voi? Ponziamo il poi. Meglio per noi. O del presente che avete in mente? Un tutto e un niente. Mm-hmm.